Margherita Mazzucco, l'attrice dell'Amica Geniale e Santa Chiara d'Assisi, in un film. Margherita Mazzucco è ormai un'attrice conosciutissima in tutta Italia, ed anche nel mondo. E è stata lei, infatti, ad interpretare Lenun e l'Amica Geniale, entrando nel cuore dei telespettatori e facendosi conoscere anche all'estero, grazie alla popolarità acquisita dalla serie. Ora l'attrice ha un nuovo ruolo al cinema. In un film, infatti, interpreterà la rivoluzionaria Santa Chiara d'Assisi, e lei stessa ne ha parlato in un'intervista. Margherita Mazzucco ha interpretato per 3 stagioni Lenù, dell'Amica Geniale. In questo modo l'attrice, a soli 20 anni, si è fatta conoscere in tutta Italia, ed anche nel resto del mondo. Nel corso di un'intervista rilasciata a Vogue, la Mazzucco ha ammesso di fare fatica, a volte, a gestire tutto questo successo, che assolutamente non si aspettava, e che l'ha portata anche in Cina. Margherita prese parte al provino dell'Amica Geniale, con leggerezza, senza pensare di poter essere presa né che la serie potesse avere un successo del genere. Ad ogni modo, ora è stata notata da Susanna Nicchiarelli, che l'ha voluta come protagonista del film, su Santa Chiara d'Assisi da lei realizzato. Margherita Mazzucco ha raccontato di essere stata alla proiezione del film ad Assisi, ed è stato bello per lei essere travolta dal calore del pubblico proprio in quel luogo. Da piccola, l'attrice viveva accanto alla Basilica di Santa Chiara, dove ha anche trascorso molte ore nel chiostro, e dove è stata anche fermata, recentemente, da alcune fan dell'Amica Geniale. Alla luce di come sono andate poi le cose, Margherita Mazzucco ha ammesso che tutto questo le sembra quasi come se fosse stato scritto dal destino. L'attrice ha poi spiegato il suo punto di vista sulla religione, sostenendo di non essere credente, ma di credere invece all'angelo custode e di sentirsi protetta nella Basilica di Santa Chiara. Inoltre, l'attrice ha dichiarato che non è stato facile passare da Lenù a Santa Chiara, ma ha sentito quest'ultima subito sua, come se le appartenesse, quindi il passaggio è stato più semplice del previsto. Nel film su Santa Chiara d'Assisi che vede come protagonista Margherita Mazzucco, le vicende partono dal 1211, quando Chiara ha 18 anni. Ed una notte scappa di nascosto dalla casa del padre per raggiungere il suo amico Francesco. Da quel momento la vita di Chiara fu destinata a cambiare e, con il suo coraggio e la sua determinazione, la ragazza sognava di predicare e viaggiare, in giro per il mondo. Per fondare una comunità di donne francescane, che vivessero nella povertà ed al servizio degli altri. A quei tempi, però, la cosa era molto complessa, perché le donne ricche e religiose erano obbligate a vivere una vita di clausura, mentre le donne religiose povere dovevano servirle. Chiara però sceglie di non piegarsi alla violenza dei familiari e si oppone persino al Papa, mentre continua a combattere per poter realizzare il suo grande sogno. Margherita Mazzucco ha spiegato che è stato importante lavorare con Susanna Nicchiarelli, che ha già raccontato altre donne rivoluzionarie nei suoi precedenti film. La regista l'ha lasciata libera di esprimere la sua opinione e di far presente quando non era d'accordo, così tra loro ci sono stati anche degli scontri, ma alla fine è stato tutto utile e divertente. L'attrice ha anche spiegato che ha dovuto indossare degli abiti molto somiglianti a quelli portati da Chiara. E questo è stato importante perché l'ha aiutata meglio a comprendere fino in fondo il personaggio e ad entrare nei suoi panni. Voi che cosa ne pensate? Vi piace Margherita Mazzucco e vorreste vedere il film Chiara, con la protagonista interpretata proprio da lei? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.